Premesso: non rinego la sinistra, ma in questo momento odio la sinistra. Odio è un termine troppo assoluto? No. Se questa è la sinistra che dobbiamo digerire, va benissimo. Quasi quasi rimpiango i maledetti anni di piombo, dove ideali diritti viaggiavano anche convulsamente nella mente di pochi. Rimpiango figure come il povero Enrico, che aveva anche la faccia d'operaio, vista la clemenza del buon Dio e della terra sarda. Oggi il PD, che per inciso non ha nulla di sinistra, anzi sa di sinistro, non si distacca dalla morfologia politica del centro o della destra. Cosa cambia tra chi governa e chi si oppone? Assolutamente nulla. Il buon Don Matteo, dalla capacità dorotea anni 70, linguaggio metà tra Jerry Calà e Berlusconi, potrebbe rappresentare il nuovo centro o Forza Italia o liquami simili senza nessun problema. Così come rappresenta liquamemente, termine nuovo forgiato per i nuovi ideali, un centro-sinistra che di rosso non ha più neppure l'intimo con alette delle sue circoscritte. Insomma, l'estremo degli estremi è Nichi il Barrese. Il che è tutto dire. Quel che salta agli occhi dei nostalgici, e io sono uno di quelli purtroppo, il mancato riconoscimento della storia, la demonizzazione dei valori e l'arroganza della politica, di chi non eletto decide il destino di noi italiani. O italioti, come spesso ci autodefiniamo, non sbagliando di molto la descrizione. Vorrei proporre a Don Matteo, dopo il ruolo di sindaco, di segretario e di primo ministro, di accettare anche il ruolo di amministratore di condominio di casa mia. Ma come? Non c'è un condominio? Beh, vabbè, non vi preoccupate, lui se lo inventerà. Così come si è inventato l'obbligo di consultarsi con un pregiudicato per fare le riforme. Il buon Totò, detto Rina, si è offeso molto a significare che in Italia esistono davvero criminali di serie B. 20 anni di falsi obiettivi, di scarni risultati e scarnificazioni economiche per imprese e aziende non sono bastati a far capire di chi siano le colpe. Si continua a giustificare il presente accantonando il passato. Siamo veramente alle comiche e Grillo ci sguazza. In fondo lui è il più serio tra gli imbonitori. Mi chiedo a che è servita la resistenza, per cosa sono morti i nostri cari e perché i padri costituenti si siano così dati da tanto da fare per arrivare a questo nulla. In fondo il motto post risorgimentale, fatta l'Italia, bisogna ora fare gli italiani, è il dogma che rappresenta al meglio la situazione. Gli italiani sono fatti, sfatti e rifatti, nel credo che l'estetica è un po' etica. Altra considerazione alla base, ma perché cacchiarola si va a votare se poi le preferenze non sono mai rispettate? Un presidente ex, ma molto ex, comunista che si leverà dalle scatole solo con i piedi in avanti e primi ministri che sono secondi e anche terzi decidono loro quando esserci oppure no. Insomma, un bailamme dove la politica depositata nelle banche, con la K, ha il proprio potere che ci stritola tutti senza pietà. La democrazia più monarchica di sempre. La violenza con cui la politica, sempre con la K, che manovra il popolo fino a renderlo popolino, poco popolare, è quasi vergognosa. Si eleggono da soli, si eliminano da soli, fanno alleanze da soli. Il voto e la rappresentanza sono la più grande presa per il culo, non per quanto rappresentano, ma per come sono manovrate. Davvero qualche scoppiettata, è brutto dirlo, magari sale, gli starebbe bene, perché siamo incolonnati verso una strada senza ritorno. Don Matteo il Doroteo, che vuol far tanto rima con cambiamento, è la più becera conferma di quell'ingessamento politico, e lo sa bene, che altrimenti arcone con il culo che ci andava a consultarsi. Il Silvio pluridecorato e pluricondannato non rappresenta nessuno, perché nessun galeotto rappresenta nulla, almeno che non si interessi della questione Mastino Cancellieri. Togliti di dosso le spillette e i meriti di una sinistra che non puoi rappresentare. Tu rappresenti solo la tua grande egocentricità, la tua smania di potere, il tuo yuppismo estreno e in fondo anche il tuo berlusconismo di periferia. Invece che schiacciare l'onesto Bersani, seppur troppo flebile, il paraculo Enrico, potevi collaborare e cambiare le cose da dentro. Ora che ti aspetti oltre la carica di primo ministro? Il posto di Napo capostato? Il pontificato di Francesco? L'ovale dell'abbronzato? No, forse un ruolo c'è, quello di novello Babbo Natale, così potrai leggere le lettere dei bambini, vivere di ricordi boscottiani,
e rimanere in quell'immaginario collettivo tra finzione e realtà. PS, fino ad oggi a Firenze ti cercavano. Hai lasciato per caso detto qualcosa? Yeah, I'm not here, but...